E bentornati amici di Radio News 24, io sono Gerardo Felluga, questa è On Air Interviste e Storie. Oggi abbiamo con noi Luciano Tegani. Ciao Luciano. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti di Radio New 24, Che buongiorno. ci parlerà ovviamente un po' di arte, essendo lui un artista. Io inizierei proprio con chiederti magari un po' la tua storia, proprio da come sei partito a dove sei adesso in pratica. Sì. Dunque, niente, Luciano Tegani come artista nasce da giovane, diciamo, ma quasi 25 anni, diciamo, ho scoperto, diciamo, il mondo dell'olio. Io in realtà cominciavo molto prima con dei disegni a china. Ho sempre avuto, diciamo, la passione dell'arte e dei disegni. E poi, diciamo, il percorso via via, diciamo, avanti con la pittura d'olio come paesaggista nasco e quindi, diciamo, un bel percorso lungo, considerando che sono quasi 30 anni ormai che dipingo. Per poi avere, insomma, parecchie evoluzioni, no? Quindi, man mano che si dipinge, si diventa sempre un po' più professionali. Sì, con l'esperienza ovviamente anche Sì, acquisita dai sì. anni, alla Assolutamente, fine assolutamente. si va avanti. Io ti chiederei, adesso sei anche, diciamo, non insegnante, ma un compagno Sì, con cui diciamo che sono, sì. iniziare. Non mi reputo un insegnante perché essendo, diciamo, un autodidatta, ho sempre amato, diciamo, dipingere e scoprire da solo. Quindi non mi reputo un insegnante. In realtà ho creato, dopo tanti tanti anni, ho creato una bottega, dove per me il mio motto è dipingiamo insieme. Quindi io ho, diciamo, una bottega dove c'è anche l'insegnamento dell'acquarello, che poi ho scoperto a distanza di tanti anni, ho riscoperto. Quindi diciamo che ho inserito nella mia vita, nel mio percorso artistico anche il mondo dell'acquarello. Quindi questo. Quindi cerco di trasmettere a questi ragazzi, perché poi ho ragazzi più giovani e meno giovani, quindi qui alla bottega. Poi mettiamoci che l'arte un po' è terapeutica, quindi c'è tanta gente che viene a dipingere anche per spostarsi e scostarsi dal mondo, allontanarsi da tutto quello che lo circonda, per dedicarsi ad un qualcosa che veramente ti rilassa. Ecco. Concordo con te pienamente proprio su questa cosa, che quando inizi a dipingere un po', dopo ti immergi proprio dentro il tuo Sì, quadro assolutamente, assolutamente. Molto, molto stacchi terapeutico. praticamente, sì, proprio da tutti i magari problemi che hai, tutto quanto, sei tu e il quadro e la tua Sì, mente. sì, 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 sì. Perciò, C'è diciamo. sempre un dietro le quinte molto, molto, veramente molto, affascinante, ecco, questo è. Perciò tu hai creato praticamente adesso la bottega dei colori, dove in pratica inviti magari anche dei giovani artisti, proprio con magari qualche tuo consiglio anche, e Assolutamente, proprio sì, hai assolutamente. iniziato Oh. proprio a dipingere ad acquarello, però tu hai Sì. un'esperienza soprattutto in olio. Sì, e la pittura d'olio ho creato, diciamo, tante, tante opere, forse, ecco, per avere un numero, perché essendo catalogate sono quasi 987 opere ad oggi. Ok. Quindi create quasi in 30 anni di lavoro, diciamo che il 70-80% sono tutte opere ad olio, quindi a pittura d'olio. L'acquarello, come ti dicevo prima, l'ho riscoperto dopo tantissimi anni, ad una mostra che comunque, ero, diciamo, esponevo a Roma alle Sale del Bramante, e mi sono appassionato, guardando questi acquarellisti. Ho detto io per quale motivo non debba, ecco, io ricominciare questo mondo. E quindi mi sono invogliato, diciamo, a ricominciare. Logicamente, diciamo, cominciavo un percorso nuovo, ma con un'esperienza maggiore, quindi dopo quasi 30 anni di pittura d'olio, quindi, anzi all'epoca 25 anni di pittura d'olio, quindi avevo una maturazione, diciamo, più professionale, quindi ho cominciato a fare questo, scoprendo, come ti dicevo, man mano che vai avanti diventi sempre più bravo, quindi, non è un gesto meccanico, è un qualcosa che viene di spontaneo, Eh sì, e quindi mi è da un, diciamo, un semplice workshop fatto, diciamo, con un'associazione di Polista in Arte che parla. C'è stato un grande successo. Questo grande successo mi ha portato a pensare che c'è tanta gente, tanti ragazzi talentuosi che volevano cominciare questo mondo. E allora ho detto perché, dopo tanti anni, con, diciamo, la maturazione che ho, non creo un qualcosa dove posso donare quello che ho imparato io da solo. Quindi questo è il mio progetto di vita oggi. La bottega si chiama La Bottega dei Colori, quindi Sì. è...
Assolutamente, Arricchiamo diciamo, è una. proprio il mondo, direi, Sì, quindi sì, il sì, mondo sì, sì, sì. artistico. Ho anche tanta gente che mi scrive anche in privato per dei consigli. Io sono, diciamo che sono felicissimo quando mi scrivono perché penso che da autodidatta, quando io ho cominciato, diciamo, ho avuto poco aiuto e quindi ho cominciato da solo e quindi con molta fatica e sbaglia oggi e sbaglia domani. Però oggi mi fa molto piacere tutte le persone che mi seguono anche su Facebook, sulla Bottega dei Colori. Perché poi qualcuno mi scrive, anzi in tanti mi scrivono, diciamo anche in privato per dei consigli. Io sono diciamo libero e diciamo è felice di darli, ecco, veramente con. Beh, mi sembra giusto, cioè, se sei anche contento tu di dare questi consigli, sembra Assolutamente, giusto. assolutamente. Poi ho un mio motto, dipingiamo insieme, quindi ecco, non sono io Vabbè, il maestro, però ecco, dipingo insieme ad un mio allievo e quindi dipingiamo insieme. Si impara tutto, quindi sì. va bene. Perfetto. Io ti chiederei un attimo ancora qualcosa proprio sulle tue opere. Hai detto che nasci come paesaggista, ma Sì, in sì, tutte le sì. tue opere dei paesaggi però c'è qualcosa, c'è una storia dietro in pratica. Sì. Dunque, io ho fatto un percorso molto lungo come paesaggista, perché amo la natura, amo tutto quello che mi circonda. Poi io vivo in Calabria, quindi è una terra meravigliosa, un po' bistrattata, ma diciamo che ci sono, non sono solo qua le brutture, ma comunque diciamo una bella terra da dipingere. Anzi, ci sono dei luoghi che sono veramente delle opere d'arte. Quindi ho dipinto tutta la mia terra per lungo e per largo, tutti i posti diciamo più belli. Quindi nasco come paesaggista e creo tante, tante, tante opere. Poi c'è un momento dove ognuno di noi, ogni persona, ogni artista sperimenta. Quindi io, diciamo, sono passato ad un nuovo modo di dipingere il mio paesaggio, una chiave nuova, una chiave un po' più da raccontare. Non ti fermi più soltanto al paesaggio dove ti trasmette subito, dici questo paesaggio è bellissimo, però ti racconta qualche storia. Quindi diciamo che ci sono dei paesaggi dove hanno, diciamo, una storia da raccontare, una fantasia. Io l'ho battezzato questo mio nuovo percorso realismo fantastico, perché c'è il reale, c'è il fantasia, c'è l'astratto, c'è un po' di tutto. Infatti ne avete uno dietro un po'. Ce ne ho una Sì, dietro le si spalle, vede un sì. pochino. Sì. Beh, bene. Logicamente, diciamo, si dorme meno, perché c'è sempre il cervello che è in funzione, diciamo, a queste fantasie che vengono e che poi realizzi. Però ben venga l'insonnia quando poi si crea un'opera così. Beh, concordo, perché alla fine, sì, il realismo, ormai l'abbiamo visto tanto, ma con questa un po' di fantasia in più, da quel tocco. Assolutamente. Sì, Direi perché il tocco poi dell'artista. io sì, quando io diciamo ho fatto la mia prima mostra che si chiama L'Evoluzione. C'era in esposizione il mio primo genere e il secondo genere, quindi l'evoluzione. Il bello è che è vero che è affascinante quando tu spieghi un'opera, quando qualcuno vuole sapere qual è il mio pensiero, ma è altrettanto bello quando diciamo, le persone che amano l'arte si avvicinano e dicono la sua, quindi ci vedono Sì. il suo. Quindi è Ognuno traducibile in un altro vede. modo che è altrettanto affascinante, quindi mi ritorna come boomerang anche l'emozione, perché poi ognuno ci vede quello che vuole. Ovviamente, ovviamente. Allora, Luciano, siamo già in chiusura. Io vorrei ricordare un attimo proprio Perfetto. anche i tuoi account su Facebook. Ti troviamo sotto Luciano Tigani su Sì, Instagram, sia Luciano Tigani che la la Bottega dei bottega. Colori, proprio dove hai detto che Perfetto. metti Sì, anche sì. un po' le opere d'arte dei tuoi compagni Tutto, di tutto, sì. Si vedono di... anche dei video dove lavorano Okay. questi ragazzi, dal più piccolo al più grande, quindi è una cosa pure interessante da vedere. Sì. Perfetto, io ti chiederei se ci ricordi anche il tuo sito web, per caso. Sì, il sito è www.lucianotigani.it, è proprio un sito ufficiale molto bello da visitare, dove c'è un po' la raccolta di tutte le mie mostre, che ce ne sono state quasi 70, e in più tutto il percorso, dalle recensioni importanti che sono state fatte, quindi c'è tutto, tutto quello che vogliono vedere. Perfetto, io ti ringrazio e ti auguro anche una buona Grazie a voi giornata. di Radio New Buona e per questo arte. invito. Grazie, buona Ciao. giornata.